Certo, canta sempre lui, eh. Ma sai, cosa faresti come secondo pezzo? Sai cosa farei? Sai cosa farei io? Io rifarei questo pezzo. E poi come terzo chiudiamo con quello che viene dopo. Perché un inedito va sentito almeno due volte. Hai capito? Perché mi sa che c'ha l'aria di un grosso pezzo questo. Ma l'amore
Questa è musica italiana bellissima, un grande pezzo questo, un grande, grande Luca. Questo è un grande pezzo che, occhio a cosa penso, si potrebbe scontrare con l'attualità, nel senso che forse questo è un pezzo molto moderno, pensa, al contrario di quello che uno possa pensare. Cioè, con un pezzo così, che lei lo canta peraltro benissimo, perché quando fa quella cutola, ragazzi, è una roba bestiale, capito? Potresti, dunque, mi immagino sto pezzo, va, Lois, spatto, c'è facendo, amici, e trovi il giornalista che dice, ma sa, però, capito? Sì, bello, ma, sì, bello, mi. Io credo che occorra trovare lo spiraglio per riportare la musica italiana ai suoi massimi livelli. Ecco, allora occorre fare un po' questo lavoro, occorre non avere solo un pezzo, averne diversi, per vedere cosa succede, capito? Cioè, ritrovare, è nostro compito trovare la nuova Mia Martini, è il nostro compito trovare i nuovi sostituti dei grandi artisti che noi abbiamo, che tutto il mondo ci invidia. E questo è un pezzo, è una cantante che potrebbe essere, capito? Perché lei ha cantato benissimo, canta Junior Maglia, solita battuta del cacchio, però ci siamo, capito? Ci siamo in pieno, consiglio di fare più cose, cercare, capito, di trovare 2-3 cose, 1,5, 2 così, per poter capire come andare all'attacco in prima linea. Questo è quanto. Pezzo fortissimo, cantante fortissima, pianista fortissimo. Adesso ti tocca di fare il terzo.